Buongiorno a tutti ragazzi, il Franz NBA Revival Zone è domenica e come ogni domenica deve andare in onda il roster della settimana. Un pelino anomalo questa settimana perché non si potevano lasciare fuori certi personaggi. Quindi via! Nel ruolo di centro partiamo con Nikola Jokic. Ragazzi, sono 4 triple doppie consecutive. È vero che i Nuggets non stanno vincendo, però lui ha scalato le gerarchie ed è attualmente primo nella classifica per il premio di MVP. Sarebbe un back-to-back che avrebbe del clamoroso per una scelta numero 41, mi pare, dei Denver Nuggets, secondo giro, ricordiamolo sempre. Nelle ultime tre partite 25, 14 e 15 punti, assist, rimbalzi, 49, 10, 14, 26, 12, 11. In quella prima 17, 13, 12. Ragazzi, è in questo momento il giocatore offensivo di maggior impatto nell'intera NBA, con buona pace di Kevin Durant, di Stephen Curry, di James Harden, di LeBron James. Nikola Jokic è un giocatore offensivamente totale. Ha messo una tripla dal logo l'altro giorno, in post è un maestro, assist non ne parliamo, rimbalzi, insomma, in questo momento sta facendo tutto e non è un caso che da quando si è dimagrito non salta nemmeno più una partita praticamente. Ecco, Luka Doncic impara. Quindi centro titolare Nikola Jokic. Alla grande, ed ecco l'anomalia di questa settimana ragazzi, perché in realtà è un altro centro, non potevano metterci Joel Embiid, che in questa settimana ha fatto 32-8 rimbalzi, ha fatto 50 e 12 rimbalzi in 27 minuti e poi 40 e 13 rimbalzi. In questo momento si stanno giocando, come l'anno scorso, Embiid e Jokic il premio MVP, perché Embiid sta facendo, quest'ultimo mese l'ha fatto a un livello pazzesco, praticamente mai sotto i 30 punti, se non quando l'ho giocato io, l'over 30 di Embiid contro i Boston Celtics, vaffanculo, però la questione è quella. Philadelphia con il solo Embiid si sta tenendo a galla e adesso aspettiamo, perché alla trade deadline mancano 2 settimane e mezzo, e vediamo un attimo Simmons che fine farà e soprattutto chi arriverà a Philadelphia per dare una mano a questo Joelone Embiid che sta giocando a un livello pazzesco. Quindi nel quintetto, nel roster della settimana, invece che un centro, due ali e due guardi, andiamo col doppio centro, ragazzi, Dantan. Le Twin Towers, Jokic e Joel Embiid. Andiamo con l'ala piccola. Ho scelto di metterci Miles Bridges degli Charlotte Hornets, che ha giocato una partita incredibile nel Martin Luther King Day con 38 punti e 12 rimbalzi, ma poi altri 22 punti, altri 22 punti e 14 rimbalzi, 3 W consecutive. Per lui sempre plus minus più che positivo, sta diventando una certezza. È uno dei candidati per il premio di MIP, giocatore più migliorato della stagione, ovviamente, e ci sono tanti altri candidati per questo premio specifico. Parliamo di Garland, parliamo di forse anche Jarrett Allen, parliamo insomma di tanti 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 giocatori che sono veramente cresciuti in maniera esponenziale in questa stagione. Miles Bridges in quest'ultima settimana sta giocando da All-Star, ma proprio senza mezzi termini. Ha allargato il suo gioco, che prima era fatto solo di gioco al ferro e schiacciate, anche in soluzioni diverse, mid range, tiro da tre, e va con una cattiveria inaudita anche a rimbalzo. Ragazzi, secondo me è strameritato sia per le sue statistiche sia per le 3 vittorie su 3 partite dei suoi Charlotte Hornets. Quindi alla piccola Miles Bridges. Ed ora passiamo alle guardie. La prima guardia ho scelto di metterci Devin Booker, che anche se ha giocato una partita non bellissima questa notte contro gli Indiana Pacers, ma in settimana ha un trentello, poi 48 punti contro i San Antonio Spurs e poi i 28 contro i Dallas Mavs. Ma soprattutto 5 vittorie di fila per Phoenix, che ha ripreso la sua marcia quasi trionfale, perché al momento i Suns sono senza ombra di dubbio la squadra più completa e continua dell'intera NBA dal mio punto di vista. Sono lunghi, profondi, coperti in tutti i ruoli, e se poi contro i Pacers trova una brutta serata al tiro Booker, ma ti piazza la doppia doppia a 20 punti e 14 rimbalzi, Bismack Biombo, vuol dire che ragazzi quello è un sistema che funziona alla meraviglia. A meraviglia, alla grande a meraviglia, sono fatto un mix un po' così. Devin Booker credo sia la prima apparizione in stagione per quanto riguarda il mio roster della settimana. Perché? Perché a livello di guardie, ragazzi, c'è veramente... I nomi sono infiniti in questa stagione. Veramente tanti, tanti giocatori stanno performando alla grande. Ho scelto questa settimana di metterci Devin Booker. L'altra guardia titolare del roster della settimana è Ciuffetto.
capigliatura oscena Trae Young. Gli Atlanta Hawks in grande difficoltà, finalmente 3 vittorie di fila, e non è un caso che siano avvenute col rientro di DeAndre Hunter, che è una pedina paurosamente fondamentale per il roster, soprattutto da un punto di vista difensivo. Trae Young 30 e 11 assist, 37 e 14 assist, 28 e 7 assist nelle ultime 3 partite vinte, tra l'altro con Milwaukee, Minnesota e Miami, quindi o vincono solo contro squadre che iniziano con la M, oppure insomma qualcosa di buono sta venendo fuori dopo un inizio, prima metà di stagione veramente complicata per la squadra di Nate McMillan. Trae Young è senza dubbio il giocatore più continuo del roster degli Atlanta Hawks, non è un caso che in sua assenza, quindi con lui in Covid protocol, gli Atlanta Hawks siano sprofondati ulteriormente. Adesso col suo rientro, con buona pace di John Collins, col rientro anche di Gallinari dalla panchina a un buon livello, ma soprattutto, come detto, col rientro di DeAndre Hunter, finalmente gli Atlanta Hawks piazzano 3 vittorie consecutive e si rilanciano un minimo nella lotta, quantomeno ai play-in a Est, che è molto molto complessa. Comunque credo non ci sia null'altro da dire. Trae Young secondo me è nel roster della settimana, come detto per Booker. A livello di guardie ci sarebbero un sacco di nomi, perché Darius Garland sta facendo benissimo, Kyrie Irving ha fatto una settimana ottima per i Nets, così come James Harden, se vogliamo mettercelo, Jrue Holiday, Chris Middleton, insomma tanti giocatori hanno giocato veramente benissimo in questo periodo. Questi sono i nomi che ho scelto io, ed ora andiamo a vedere la panchina. Vamo! Head coach della settimana, ho scelto di metterci Monty Williams dei Phoenix Suns. Phoenix Suns, come detto, 5 vittorie consecutive. Entra senza Ayton, che si è fatto male alla caviglia al Martin Luther King Day. Viene firmato Biombo, che magicamente piazza un paio di partite, una da 21 punti e 14 rimbalzi, come credo mai in carriera, forse carriera high per Biombo. E questo, ragazzi, è un segnale clamoroso di un sistema che funziona perfettamente, in cui chiunque inserito in questo sistema riesce in qualche modo a emergere. È capitato a JaVale McGee, è capitato a Cameron Payne, che prima di arrivare ai Suns era lì per praticamente lasciare il gioco, andare a lavorare da qualche altra parte. È capitato per Cam Johnson, è capitato anche se per breve periodo a Dario Saric, che è ancora fuori per la rottura del crociato. E ragazzi, questo è proprio il sintomo di un sistema che sta funzionando alla grande. Ed è un caso che ci sia Chris Paul? Questo è un altro paio di maniche. Ed ora passiamo al sesto uomo. Ho scelto di metterci la Marcus Aldridge, perché sta mettendo delle cifre mica male in uscita dalla panchina per i Brooklyn Nets, soprattutto nel secondo quintetto dei Brooklyn Nets. Quando poi è accoppiato o comunque in coppia con Kyrie Irving o con James Harden, questo gioco a due pick and roll, che sia con Harden o che sia con Irving, genera veramente tanti tiri dal mid-range per il buon LaMarcus, e sono il pane di Aldridge, se ci pensiamo, uno dei giocatori più efficaci ed efficienti con quei suoi movimenti dal mid-range o il tiretto dal mid-range. In settimana, tutte partite in doppia cifra, emerge un 27 punti contro Washington con 11 su 15 dal campo, sta giocando una grande stagione dopo il ritiro, perché si era ritirato, ragazzi, cuore matto, matto dalle gare, diceva Little Tony. E ragazzi, Aldridge per me si merita di essere il sesto uomo della settimana. Primo panchinaro della settimana, ho scelto di metterci Garrison Matthews degli Houston Rockets, perché mi ha sorpreso, signori, mi ha sorpreso. Spesso i Rockets vanno da lui a cercare canestri pesanti, quindi non da Green, non da KPJ, non da Wood, da lui. E tra l'altro, una cosa che mi fa specie è che va anche un sacco in lunetta. Nell'ultima settimana ha 17 punti contro Sacramento, 23 contro Utah e 12 contro Golden State. Tra l'altro, contro gli Utah Jazz è andato in lunetta 10 volte, con 8 su 10, nelle altre due partite 4 con Golden State e 5 contro i Sacramento Kings. Vuol dire che oltre a essere un tiratore affidabile, è anche un giocatore in grado di attaccare il ferro. Secondo me gli Houston Rockets hanno pescato veramente bene con Garrison Matthews, hanno pescato bene con Alperen Sengun, secondo me non benissimo con Jalen Green, però... Vabbè, queste magari sono opinioni che do ora, magari l'anno prossimo va a 30 di media e tira con percentuali incredibili e tutto cambia. Però per il momento sono le seconde linee di Houston ad aver stupito, forse più delle prime o di quelle che erano presunte prime inizio stagione. Garrison Matthews per me è uno di questi e lo metto come primo panchinaro della settimana. Secondo panchinaro della settimana, il nostro Danilo Gallinari. Oh,
Danilo Gallinaro con... in settimana ha avuto veramente un impatto importante dalla panchina per gli Atlanta Hawks, quello che gli si chiedeva di fare quando ha firmato con Atlanta, visto che in campo c'è John Collins. In settimana 17 punti, poi 16, poi 15, anzi in realtà 16 e 15 perché ha giocato due partite lunedì e mercoledì, però se ci mettiamo dentro anche le partite, le ultime due partite della settimana scorsa, abbiamo 18 punti contro Miami, 17 contro New York, 16 con Milwaukee, 15 con Minnesota. Spero che più avanti si vada, più punti faccia, perché 18, 17, 16, 15, 14 fino alle... vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Gallinari ad Atlanta deve far questo, deve uscire dalla panchina ed essere produttivo, lo sta facendo nell'ultima settimana, quindi secondo me è meritato il posto in panchina per Danilo Gallinari. Terzo posto in panchina nel roster della settimana, nonché ultimo, ci metto Cameron Payne. Ho accennato prima, parlando di Monty Williams, del fatto che abbia rivitalizzato tanti giocatori, del fatto che chiunque entri nel sistema Suns emerge in qualche modo o comunque riesce a performare ad altissimi livelli. Cameron Payne è assolutamente uno di questi. In settimana 20-11-12, 7 punti nell'ultima partita con gli Indiana Pacers di questa notte, vinta, e ha giocato molto poco in quest'ultima partita. In ogni caso, in stagione va oltre 10 punti di media, dalla panchina è il vice Chris Paul, e non è mai facile essere il cambio della point guard, soprattutto in questo momento in cui Chris Paul sta facendo una stagione strepitosa dal punto di vista del playmaking e della gestione della squadra. Cameron Payne è un buon sostituto. Fino a un paio d'anni fa non l'avremmo mai detto, probabilmente nessuno. Payne veniva ricordato solo per i balletti con Russell Westbrook ai tempi di Oklahoma City. Ora è un giocatore, per quanto la sua meccanica di tiro faccia cagare, è un buon giocatore. Quindi terzo posto in panchina per Cameron Payne. Ed ora andiamo al dietro la lavagna. Ho scelto di metterci Jason Tatum. In settimana è 0 su 18. 0 su 18 da 3 punti. Se non fosse stato per l'inizio del quarto periodo del Martin Luther King Day contro i Pelicans, in cui ha messo tanti canestri importanti subito, in cui aveva preso un minimo di ritmo, direi che siamo di fronte a forse l'ennesima stagione deludente di Jason Tatum. Forse le aspettative dopo i primi due anni erano un po' troppo alte nei suoi confronti, comincio a pensare che sia veramente così. Il fatto è che dopo lo vedi giocare, capisci chiaramente che abbia dei colpi da campione pazzeschi, paurosi, ma poi è rimasto lì. È rimasto lì. Capacità di coinvolgere i compagni offensivamente, pochissima. Jaylen Brown gli è superiore. Capacità di scelta dei tiri, pessima. E forse anche in questo caso Jaylen Brown gli è superiore. Ragazzi, io comincio ad avere dei seri dubbi sul fatto che Jason Tatum possa diventare un papabile top 5 del, diciamo, l'NBA che sarà. E si vede chiaramente, vedendolo giocare, che dovrebbe essere così, ma se poi si guarda effettivamente, o si guardano effettivamente gli aspetti del suo gioco, ci sono tantissime lacune. In più, se lui tira male come sta tirando, diventa un malus non da poco per i Boston Celtics, che secondo me ormai da ora alla fine di questa stagione saranno costretti a prendere delle decisioni su Tatum e Brown in particolar modo, e forse per me più su Tatum che su Brown, ma ditemi la vostra nei commenti come sempre. Ed ora, come sempre, piccolo recapino con la grafichina completa del roster della settimana. Abbiamo il quintetto base formato da Trae Young, Devin Booker, Miles Bridges e poi doppio centro Nikola Jokic e Joel Embiid. Head coach Monty Williams, sesto uomo LaMarcus Aldridge. In panchina i tre giocatori sono Garrison Matthews dei Rockets, Danilo Gallinari e Cameron Payne. Dietro la lavagna Jason Tatum col suo 0 su 18 da 3 in settimana. Signori miei, come al solito vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi ci vediamo questa sera, domenica, per l'NBA Sundays sulla piattaforma Viola. Un saluto, il Franz.